L'ospedale Criscuoli è in sofferenza, le chiedo. Allora, per quanto riguarda anche quell'allarme che si era verificato, quell'emergenza presso il reparto di medicina è rientrato e anche quei posti che erano stati posti letto, che erano stati allestiti presso il pronto soccorso, sono stati appunto ripristinati appunto nel reparto di medicina, anzi sono stati ulteriormente moltiplicati, diciamo, si è aumentati. Quindi quell'allarme è rientrato. Purtroppo in questo periodo si possono verificare queste emergenze, vanno sicuramente governate e gestite, e il direttore sanitario è stato molto scrupoloso in questa vicenda. Sulla Purtroppo terapia sì. subintensiva, sindaco, invece, una emergenza che dura da più tempo, qual è la situazione? Purtroppo la terapia subintensiva è rimasta ferma al palo, in quanto anche dopo gli incontri pubblici che si sono tenuti nelle settimane precedenti non c'è stato uno sviluppo della vicenda, c'è sempre il problema del reperimento degli operatori sanitari che non consentono l'apertura, in quanto si tratta comunque di una terapia subintensiva a Covid, quindi ci vuole anche del personale specializzato. E questo purtroppo io rivolgo un ennesimo appello ai vertici sanitari perché seguono con attenzione questa fattispecie, perché non è soltanto un bisogno, un'esigenza del momento legato al virus, alla pandemia, ma è appunto la necessità di un presidio ospedaliero, quello di avere una terapia intensiva.